Buongiorno da Alessandro Zanardi, inizio questo mio breve video scusandomi per l'assenza di oggi. In realtà in questo importante congresso degli Stati Generali della Ricerca Sanitaria sarei voluto essere con voi. Saluto il padrone di casa, il nostro ministro Beatrice Lorenzin, le autorità tutte, gli ospiti, i tecnici, in realtà tutte le persone che oggi si avvicinano a questo importante momento di incontro con la curiosità di capire anche qual è lo stato dell'arte nel mondo della ricerca. Ebbene, dicevo, mi sarebbe piaciuto essere con voi, ci sono col cuore, ma è una metafora fino a un certo punto, perché se io sono vivo lo devo certamente a ciò che è stato fatto, alle scoperte che sono state fatte in ambito scientifico grazie alla ricerca. Il mio caso ha sfidato in qualche modo le leggi scientifiche conosciute, però se il mio cuore batte davvero è proprio perché l'uomo nella sua grande curiosità ha saputo produrre quei rimedi che un tempo non esistevano e casi come il mio sarebbero stati soltanto ricordi. Invece io oggi sono qui a giocarmela ancora a livello sportivo, anzi questa è anche la ragione per cui non posso essere con voi oggi. Nel momento in cui vi parlo sono reduce da una giornata trionfale, ho avuto la mia domenica pomeriggio di gloria alla Maratona di Roma, gara a cui tenevo molto e che è andata nel migliore dei modi, vittoria e record della gara, ma il mio percorso non si conclude con questa bella giornata, in realtà continua perché a settembre spero di essere nuovamente protagonista alla seconda Paralimpiade che disputerò a Rio de Janeiro. Ecco, il tema della ricerca logicamente non si ferma alle scoperte che sono state fatte in campo medico, ma è un tema quasi infinito, anche il tema dell'alimentazione ad esempio è certamente un mondo nel quale c'è ancora tanto da scoprire. Uno sportivo come me lo sa bene, perché dare al proprio fisico la giusta benzina per far funzionare il motore al meglio è fondamentale, è una delle prime regole per riuscire ad essere vincenti nello sport. Per cui davvero credo che la curiosità dell'uomo sia ciò che origina in fondo le grandi scoperte, però questa curiosità va sostenuta. Il nostro governo vuole certamente fare la propria parte, le intenzioni sono queste, dopodiché poi in pratica ci si scontra con tanti problemi. La nostra sanità, il nostro sistema sanitario, spesso bistrattato, in realtà è anche protagonista di iniziative e di realtà molto concrete. Io sono stato ad esempio al centro INAIL di Budrio, che è un po' la capitale non soltanto dell'ortopedia italiana ma dell'ortopedia nel mondo, un centro che ha saputo innovare e che ha saputo dare a pazienti con necessità specifiche come le mie risposte adeguate, risposte che sono certamente le migliori che possono essere trovate non soltanto nel nostro paese ma al mondo. Per cui ecco, ancora una volta voglio salutarvi con grande affetto, speranzoso che in questo congresso possano nascere nuove iniziative, che la ricerca italiana possa trovare il sostegno che merita, e proprio per questo a voi tutti faccio il mio più grosso in bocca al lupo.